Ben ritrovati a questo corso sugli script bash, siamo giunti quasi a metà, diciamo, alla lezione numero 8, nella quale parliamo di una cosa molto importante, ovvero le decisioni. Qui entriamo nella logica di programmazione. Le cose cominciano a farsi corpose, il quadro comincia a comporsi e avere un suo senso. Perché appunto il nostro scopo è riuscire ad avere tutti i mattoncini necessari per comporre il nostro script che abbia una certa intelligenza, una certa efficacia per quello che abbiamo bisogno di fargli fare. E allora inizio con una frase, tra virgolette, ad effetto, non esiste programma senza almeno una decisione nel suo codice. Ovvero, in questo in sostanza... È vero se il nostro script bash ha una certa complessità diciamo chiaro che se usiamo uno script solo come tra virgolette una macro per ripetere una certa operazione molto probabilmente avremo dei comandi inseriti in fila uno dietro l'altro senza decisioni logiche senza ehm, niente di particolare però se il nostro skill bash è un po' più ragionato, un po' più complesso, vogliamo fare qualcosa di, di un po' più corposo, ecco che le decisioni diventano inevitabili. Questo perché? Perché le decisioni sono un costrutto che permette di dare intelligenza al nostro codice. Perché? Perché a dipendenza della situazione che si verifica al momento che eh, l'interpretazione del codice del nostro script, cioè mentre viene eseguito, quando arriva al momento di prendere una decisione, il nostro script, il nostro programma può eh, prendere strade diverse a seconda della situazione che si presenta in quel momento. E se la situazione può cambiare in quel momento, appunto, il nostro programma tra virgolette, sembra intelligente perché riesce a prendere strade diverse e a eseguire compiti diversi a seconda della situazione che si presenta. Vediamo cosa intendo. Allora, prima di tutto, cosa intendo con decisioni nel programma? Decisione vuol dire in pratica se una certa condizione si verifica, cosa devo fare. Altrimenti, cosa devo fare se questa condizione non si verifica? In poche parole, è questo: proprio ridotto in nuce una decisione logica in un programma è questo. Quindi, se succede una cosa, faccio questo, altrimenti, cosa faccio se non succede quella cosa? Ecco, e come si traduce nella sintassi della nostra bash del nostro script bash? Si traduce con ovviamente delle parole inglesi, ovvio, manco a dirlo. La sintassi quindi è questa, if che vuol dire se la condizione che è fra parentesi quadra l'ho messa qui fra puntini 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 e eh, non, non fa parte della sintassi, questo, questi tre puntini sono, stanno a come ellissi per la condizione che poi dovremmo effettivamente inserire, quindi if, se, then allora, allora cosa? Altri puntini perché qui ci sta la parte di codice che deve fare. Il nostro script se si verifica la condizione, quindi if tal condizione questi tre puntini sono veri, quindi si verificano, allora fai qualcosa. Else, che vuol dire altrimenti else fai qualcos'altro e poi fi, FI che poi è il contrario di if, chiude il blocco di gestione, il blocco logico di gestione della condizione. Cosa possiamo fare per verificare la condizione, cosa possiamo usare, cioè cosa mettiamo al posto di questi tre puntini? Se abbiamo a che fare con due valori numerici, per esempio due variabili, noi vogliamo confrontare due variabili, A uguale a B, A minore di B, A maggiore di B, eccetera, eccetera, abbiamo, la sintassi prevede queste, diciamo, questi termini, queste parole, quindi sempre dall'inglese, eh, naturalmente, quindi meno eq che vuol dire uguale a, Q eq è equal in inglese, ne not equal, ne, gt greater than, maggiore di, ge maggiore o uguale, lt less than, minore di, le minore o uguale. Poche parole, quando dobbiamo, sappiamo che stiamo confrontando due valori numerici, dobbiamo usare questa parolina in mezzo per dirgli Voglio verificare se un valore è uguale all'altro, oppure se non è uguale all'altro, oppure se uno è maggiore dell'altro, oppure se uno è maggiore o uguale all'altro, oppure se uno è minore dell'altro, oppure minore o uguale all'altro. Tra un attimo, sempre con il supporto del nostro script 08 della lezione 08, verifichiamo con degli esempi pratici, vediamo di applicare questo che sto raccontando qua. Se invece abbiamo a che fare con delle stringhe, ormai sappiamo cosa sono delle stringhe, sono delle sequenze di caratteri, allora è diverso, diventa, magari, tra virgolette, più facile da leggere, da capire. Se due stringhe sono uguali, usiamo l'uguale. Se due stringhe non sono uguali, usiamo il punto esclamativo e l'uguale. Ecco, punto esclamativo, magari ingrandisco, è il punto esclamativo, che vuol dire il not in inglese, quindi non uguale. Punto esclamativo non uguale. Poi se una stringa è minore di un'altra ecco quindi se è più corta o se per caratteri dell'alfabeto risulta minore insomma se è più corta diciamo che è più facile da capire minore minore maggiore maggiore se una stringa è vuota questo è molto comodo da verificare senza usare comandi particolari si dice meno z che vuol dire vuota ecco qua se meno z una variabile contenente una stringa Risulta vera come condizione, quindi se, se questo test di questa condizione risulta vero, vuol dire che questa stringa effettivamente è vuota. E noi può servire magari se il nostro script richiede un parametro e noi non lo introduciamo, quindi lasciamo vuoto quel parametro, ci serve magari testare, verificare durante il codice, nel codice dello script, se effettivamente abbiamo dato un parametro o meno. Meno n se la stringa non è vuota o ha una lunghezza diversa, quindi il contrario dello z, meno n vuol dire no, c'è dentro qualcosa in questa stringa, in questa variabile o questa stringa. Ecco, operatori logici, questi sono confronti, eh, come dire, singoli fra due valori o due valori numerici o due valori alfanumerici, stringhe, quindi due variabili, uno uguale all'altro, eccetera, eccetera. Però, Ehm, il confronto, la verifica di una condizione può anche essere più complessa, cioè il confronto di più valori. E quindi ci sono anche gli operatori logici. Cosa sono gli operatori logici? Ce ne sono essenzialmente due: uno è il doppio and commerciale, qui doppio e commerciale, Oops. doppio e commerciale, che vuol dire appunto e Ecco, entrambe le, entrambe le condizioni devono essere valide. Ecco, qui mi rendo conto che se qualcuno di voi non ha mai avuto a che fare con la programmazione, se sta seguendo questo corso come una cosa totalmente nuova, questo può essere un punto non così banale da capire immediatamente. Gli operatori logici. Gli operatori logici vuol dire appunto che aggiungiamo alla nostra condizione da verificare ulteriori condizioni, ulteriori variabili e l'operatore E implica che nelle varie coppie di confronti di valori devono essere tutte validi questi, eh, questi confronti, <coughs> mi spiego meglio, se ehm, verifico che la variabile a sia uguale a b, alla variabile b, e diamo per assunto che è vero. Io ho bisogno anche di confrontare la variabile c con la variabile d, per dire, mettiamo che abbiamo quattro variabili da confrontare, allora io devo dire, e voglio che tutte e due le condizioni siano vere, quindi sia che a è uguale a b, ma anche che c sia uguale a d, devo unirle con qualcosa, non posso mettere a meno eqb, e poi cosa ci metto in mezzo d-e scusate c-eq di e quindi devo metterci in mezzo qualcosa per poter unire le due condizioni da verificare ecco lo vediamo anche nell'esempio comunque c'è un esempio se non erro dove lo uso qua in fondo lo vediamo poi qui, qui nello script eh, comunque è semplicemente un, un um, un, una sintassi in più, una parte di sintassi per unire più condizioni da verificare eh? quindi A uguale a B E quindi per C, eh, end commerciale, end commerciale e C uguale a D allora se entrambe quelle condizioni sono verificate vuol dire che tutta la condizione è valida rispettivamente se vogliamo che almeno una delle due sia valida, cioè non abbiamo bisogno che entrambe siano valide, allora usiamo l'oppure, lo, che vuol dire se a è uguale a b oppure c è uguale a d, allora per me la condizione è valida, è sufficientemente valida per poter fare che cosa? Per poter svolgere il codice nell'allora, nel den, allora, nel altrimenti se non è valida quella condizione andrò nell'else. Voilà. Eh, ho il dubbio di non essere stato sufficientemente chiaro, eh? comunque magari se lo scrivo diventa più facile, se vi mostro i comandi di esempio diventa più facile, però magari questo, visto che è veramente è un concetto che in sé non è complicato, ma per chi non l'ha mai affrontato può esserlo, magari vale la pena che io lo, lo scriva lo accompagni le parole con qualcosa di scritto, quello che ho appena detto, eh? quindi... Poniamo che io abbia quattro variabili A, B, C e D con, con in, integrati, con, scusate, con salvati all'interno quattro valori diversi. Per esempio, a uguale a 1, B uguale a 1, C uguale a 2 e D uguale a 3. Ecco, cos'è che ho appena spiegato? Se noi dobbiamo verificare. Che A sia uguale a B e C uguale a D, qua dentro. Quindi, se quella condizione è valida, allora fai questa parte di codice nell'allora, altrimenti fai l'ELSE. Ecco quindi, seguendo la nostra sintesi, qui non scrivo proprio esattamente la sintassi, ma voglio solo mostrarvi teoricamente cosa intendo col, con la sintassi E oppure O. quindi... Sto confrontando dei valori numerici e dico se A è uguale a B e C è uguale a D, allora fai qualcosa, altrimenti fai qualcos'altro. Ecco, con questi valori sopra, questa verifica dove andrà a finire. Vediamo un po': a uguale a 1, b uguale a 1. Quindi questa è vero, a è uguale a b. E io voglio che entrambe siano vere queste due condizioni, quindi E verifico che c sia uguale a d. Quindi c è uguale a 2, d è uguale a 3. Quindi questa non è vera. Allora il tutto, quindi a è uguale a b, sì. C uguale a D no, quindi una vera e una falsa, tutta la condizione non è vera, ma è falsa ovviamente perché entrambe non sono soddisfatte le condizioni, quindi non entrerà nell'allora, ma entrerà nell'else, quindi farà le operazioni y, y, y. Se invece uso l'oppure, quindi vediamo un po', uso l'oppure. Ecco, vediamo un po' che uso l'oppure, quindi semplicemente cambiando la e con l'oppure, quindi la sintassi qua, quindi non voglio unire le due condizioni ma dire che almeno una delle due o una o l'altra sia valida, fai qualcosa altrimenti qualcos'altro. Quindi ripetiamo l'esercizio. Con i, con i valori che abbiamo qua sopra quindi abbiamo a uguale a b sì a uguale a 1 b uguale a 1 questa è valida come condizione oppure c uguale a d c uguale a 2 d uguale a 3 no questa non è soddisfatta ma questa sì e lo oppure implica che è sufficiente che una delle due sia vera finché il tutto sia soddisfatto allora se il tutto è soddisfatto in questo caso allora andiamo a fare i comandi della bash che sono nel blocco DEN, quindi allora qui e non questo. Ecco, spero che così magari sia un po' più chiaro. Così come spero che magari seguendo e ragionando sopra al mio esempio qui riusciate a capire ancora meglio che cosa intendo con tutto ciò, perché è importante per costruire il nostro script. Allora, partiamo appunto con l'esempio. Come sempre. Andiamo a recuperare il nostro esempio e vediamo un po' ecco qua dunque la prima parte dell'esempio si ferma qua quindi seguiamo dall'inizio cosa è successo allora il solito clear poi verifica se il valore della variabile d è pari o dispari questo è un confronto fra valori numerici quindi noi abbiamo una variabile d di partenza che è 113 cosa succede? impostiamo un calcolo, quindi aritmetica che abbiamo visto nella lezione precedente n, variabile n, facciamo, la impostiamo a d diviso 2 la variabile m la impostiamo all'n, quindi quella appena calcolata la rimoltiplichiamo per 2 e poi le visualizziamo a video tutte e tre e poi facciamo una verifica se la variabile d iniziale, 113, non è uguale alla variabile m quindi del risultato finale dei nostri calcoli, allora se questa condizione è soddisfatta è vera, quindi se d è diverso da m, il valore della variabile è dispari. Perché cosa abbiamo fatto? Sfruttando il fatto che l'aritmetica semplice negli script bash eh, funziona solo con i numeri interi, perdiamo i decimali. Quindi se d Fosse pari dividendolo per 2 e rimoltiplicandolo per 2 riotterremmo di. Se è dispari perdiamo i decimali quindi per forza la variabile m è diversa dalla variabile d iniziale. E quindi funziona in questo modo. Quindi d 113 sappiamo che è dispari, però vediamo che il calcolo diviso 2 e per 2 otteniamo 112 perdendo i decimali. quindi il confronto if della decisione ci dice che è dispari questo valore. Per, ups, perché è dispari? Perché abbiamo confrontato D con l'opzione non uguale, eccola qua, NE non uguale a M, è vero che non è uguale perché 112 è diverso da 113 e quindi è soddisfatta la condizione della nostra decisione, allora entra nel den, nell'allora perché è vera questa condizione, quindi ci dice che è dispari ed è giusto fossero stati uguali e D fosse stato pari, sarebbe entrato nell'else in questa condizione, nell'altrimenti, perché non è vero che non sono uguali, fossero uguali, questa, questa condizione di verifica della decisione non sarebbe soddisfatta, sarebbe falsa, e quindi sarebbe entrato nell'else e ci avrebbe detto che è pari. Infatti, vediamo un, un secondo esempio, eh, un po'... Un, il contrario, se vogliamo un po' speculare al primo D questa volta sappiamo che è pari 1124. Fa i suoi calcoli diviso 2 per 2 ci ritorna di nuovo 1124 perché è pari e ci dice che il valore è pari. Abbiamo testato questa volta che d sia uguale all'M, il risultato finale del calcolo, meno Q vuol dire uguale, ecco qua meno EQ uguale, e quindi è soddisfatta la condizione perché d 1124 uguale a m 1124 e quindi se sì rientra di nuovo nel den 1124 uguale den il valore della variabile è pari se torno un attimo al primo esempio giusto per riciclare il primo esempio e farlo entrare nell'else non del den quindi interrompo il, lo script e cambio in 114 il primo valore Solo per mostrarvi che può entrare anche nell'altrimenti, quindi faccio ripartire lo script ed ecco qua che questa volta col 114 diviso 2 per 2 teniamo che d è uguale a m perché è pari. E in effetti ci dice il nostro programma che è pari. Perché? Perché abbiamo rifatto il calcolo cambiando il valore di d e la nostra eh, verifica della decisione. Ci dice D non è uguale a M, non è vero, D è uguale a M, quindi non è soddisfatta, allora non entra più qua, nel, nell'allora per dirci che dispi, ma entra nell'else, nell'altrimenti per dirci che è pari. Ecco qua, tutto qua. Ecco, vedete, quando io parlavo di intelligenza del programma, perché con le decisioni si introduce una certa intelligenza nel programma, perché a dipendenza della condizione di partenza... Cioè, in questo caso del valore dd, il comportamento del nostro script bash cambia, perché a dipendenza del valore dd cambia il, la, la verità o meno di questa condizione. Quindi questa condizione può essere vera, che i due valori sono diversi, così come può essere falsa, perché i due valori sono uguali. Quindi cambia il comportamento del... Codice e vedete quello, con questo intendo. intelligenza, Certo, non stiamo parlando di intelligenza artificiale, però capite che in un in esempio effettivo e non scolastico come questo, dove voi dovete verificare una certa condizione e non sapete a priori quale condizione eh, si verificherà o meno, nel vostro codice, vedete che il programma si comporta. Voi prevedete già a priori, programmando il vostro script bash, di farlo comportare in modo diverso a seconda della condizione. Ecco, questa è proprio un'intelligenza, diciamolo pure, perché no. Ecco, poi abbiamo già visto il secondo esempio che ci dà che pari pure, pure esso, e poi si è fermato qui lo script. Adesso questo era un confronto fra valori numerici, avete visto che ho usato questo tipo di sintassi con i valori numerici, quindi con queste paroline che vogliono dire uguale, minore, maggiore, eccetera, eccetera. Qui vediamo le stringhe, eh, tra l'altro, prima che me ne dimentichi, vedete che la sintassi è quella che ho indicato qui, if, parentesi quadra, fra parentesi quadra e la condizione, then, codice, else, codice e fine del blocco. Qui lo vedete, if, che... <coughs> Per essere letto in modo più facile, non è scritto tutto su una riga, ma ho preferito scrivere if, then, poi indentato con un tabulatore il codice, che può avere anche più comandi, eh? qui per intenderci possono esserci quanti comandi vogliamo, eh? che fino all'else vale tutto l'allora, quindi dal then in avanti è tutto codice per l'allora, qui può essere anche tantissimo codice, eh? non solo un comando solo solo per intenderci poi l'else è la stessa cosa qui possiamo avere tantissimo codice qua dentro nel, nel blocco else nel blocco altrimenti e poi finché non arriviamo a chiudere l'if con il fi per lui vale o l'allora o l'altrimenti è tutto codice che fa parte dell'if e quindi poi lo chiudiamo con la parola contraria fi if si chiude col fi ecco e altra particolarità L'ultima è che le variabili, quando vengono ehm, utilizzate nell'interrogazione, nel, nell nel, nella, nella decisione, nella condizione, ecco, nella condizione di decisione, vengono messe fra virgolette, doppie, vedete? Questo per evitare problemi magari di spazi. Ehm, nelle variabili alfanumeriche naturalmente ma anche per quelle numeriche male non fa metterlo fra parentesi eh, scusate fra virgolette doppie che eh, confinano la variabile quindi non ci sono dubbi quando viene interpretata dal motore bash non ci sono dubbi che qua dentro il dollaro di vuol dire proprio il valore di questa variabile confinata fra le due virgolette gli spazi qui non sono messi per per bellezza per estetica del codice ma ci vogliono proprio eh? se non ci fossero questi spazi il codice darebbe errore quindi lasciate sempre lo spazio fra un elemento e l'altro della, della condizione che state scrivendo quindi parentesi quadra spazio prima variabile primo elemento del confronto la parola chiave di confronto in questo caso non uguale secondo confronto spazio e chiusa la parentesi ecco questo proprio come è scritto qui non è una scelta estetica ma è proprio che ci vuole scriverlo così mentre il den con l'indentazione qui ecco potrebbe funzionare anche così come pure così questa sì che è una scelta diciamo estetica per leggere meglio il blocco di codice mentre qua sopra no siamo obbligati a scriverlo così ecco. poi la seconda parte del, di questo script a supporto della lezione ci mostra degli esempi per le stringhe, quindi confrontiamo dei, dei valori alfanumerici e non più dei numeri. Quindi faccio Enter e voilà. Allora partiamo con tre valori, quindi una stringa S1 che contiene Paperino, la stringa S2 Zio Paperone, la stringa S3 di nuovo Paperino. Primo esempio, naturalmente qui ho stampato i valori di partenza. Primo esempio confronto se la stringa 1 è uguale alla stringa 3, quindi con l'uguale. Vedete che la sintassi non cambia praticamente niente dai valori numerici, l'unica cosa che cambia è il termine in mezzo, il termine di confronto, che qui è proprio uguale, mentre nei numerici sarebbe meno e q. Allora, uguale, la stringa 1 è uguale alla stringa 3, vediamo un po'. Paperino, paperino dovrebbe dirci di sì. In effetti ci dice che le stringhe S1 e S3 sono uguali, quindi den allora. Ecco, vedete che qui, altra particolarità, non c'è il blocco else, altrimenti, perché qui in questo caso ho deciso che non mi serve, non è obbligatorio mettere l'else, perché altrimenti non è detto che si verifichi mai e non è detto che mi serva. In un blocco di eh, verifica di condizioni, di decisioni, if quello che è obbligatorio è almeno un allora, perché se verifico qualcosa, se testo una condizione, se la verifico, vero o falsa che sia, almeno il vero, quindi l'allora deve esserci. Non necessariamente deve esserci l'else, cioè l'altrimenti. In questo caso con le stringhe vedete che non ho mai usato l'else. Mai ho sempre usato solo if se allora fine, se allora fine, se allora fine, sopra invece per ovvi motivi dovendo testare un valore che può cambiare da una condizione all'altra ho dovuto mettere se allora altrimenti, se allora altrimenti, in questo caso no, quindi l'else è opzionale, non è detto che serva, dipende dalla vostra logica che state costruendo, allora dunque dicevo primo esempio stringa1 uguale stringa3, si, sì, paperino uguale paperino, poi, secondo esempio, stringa 1 not, punto esclamativo uguale che vuol dire non not uguale stringa 2. È vero che la stringa 1 è diversa dalla stringa 2? Sì, il Paperino è diverso da Zio Paperone. In effetti ci dice che non sono uguali. Terzo esempio: ecco qua ho voluto introdurre. <coughs> La verifica di una parte delle due stringhe quindi la stringa 1 dal carattere 0 al carattere 2 quindi i primi tre caratteri è uguale alla stringa 2 dal carattere 4 quindi dal quinto per due posizioni hanno la parte PA in comune sì o no sì ecco vedete qui ho testato de de dei pezzi degli spezzoni di stringa e andiamo su a verificare nel alla fonte dei nostri dati, quindi dico da 0,2, quindi 0 per due caratteri pa, i primi due caratteri della stringa s1 è uguale a i caratteri pa della stringa s2, quindi partire dalla quinta posizione per 2, 1, 2, 3, 4, 5, per 2 è esattamente pa è uguale a pa e quindi ci dice sì, in effetti le stringhe s1 e s2 hanno la parte pa in comune. Andiamo avanti. Qui uso una sintassi particolare per verificare se una stringa è piena o vuota, in poche parole. Quindi la stringa S1 contiene dei dati, non è vuota, in effetti non è vuota. La stringa S4 è vuota e ci dice che la stringa S4 è vuota o inesistente, perché non ho impostato una stringa, una, una variabile S4. Quindi, nella memoria del nostro computer in questo momento la variabile chiamata S4 non ci torna nulla perché non esiste, non è impostata, non è occupata nella memoria del nostro PC e quindi ci dice meno z che è vera, è vero che è vuota oppure inesistente, ecco questo lo deduciamo noi che se vuota può essere esistente ma vuota oppure inesistente e ho scritto così. Gli ultimi due confronti minore minore bisogna metterlo in questo modo sintatticamente, quindi diciamo la stringa S1 è minore della stringa S2 è più corta, in poche parole, sì, la stringa S1 è più corta della stringa S2, vediamo, Paperino è più corto di zio Paperone. Bene, sì. La sintassi qui impone una backslash, quindi una barra rovesciata per non far interpretare in altro modo il 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 carattere minore, ecco famoso, deviazione dell'output, in questo caso dobbiamo usare eh, backslash minore per farlo interpretare come si deve all'if e non altrimenti, rispettivamente il maggiore, quindi la stringa s2 maggiore o rispettivamente più lunga della stringa s1, certamente zio paperone più lungo di s1 e poi qui ho messo anche un end. Cioè, qui è una doppia condizione testata. Quindi, prima condizione si chiude qui: verifica che S2 sia maggiore di S1. E poi dico: voglio che contemporaneamente sia valida un'altra condizione, che la stringa S3 non sia vuota. Quindi, vedete, N verifica che la stringa non sia vuota. La stringa S3 è vero che non è vuota certo perché contiene paperino quindi queste due condizioni sono contemporaneamente valide nello stesso tempo allora può entrare nel den, nell'allora perché sono valide tutte e due e in effetti mi ritorna la stringa s2 più lunga della stringa s1 la stringa s3 non è vuota perché è vera la condizione non fosse vera ci vorrebbe un else per gestire questa, questa condizione doppia naturalmente di and o di or ce ne possono essere di più Aggiunti, magari con le, con le loro belle parentesi naturalmente perché AND e OR possono incrociarsi bisogna anche mettere le parentesi per farle interpretare nell'ordine giusto eccetera eccetera può essere anche più complicato di così ovviamente un IF però, ecco, in questa lezione ho voluto mostrarvi un altro mattoncino importante per costruire il nostro codice BASH che sono le decisioni, ecco che appunto fanno reagire il nostro script in maniera diversa a seconda delle condizioni che si trova in quel momento, che si trova davanti a dover gestire in quel momento, quindi dà una certa intelligenza al nostro codice. Ecco, con questo ho terminato anche questa ottava lezione, vi do appuntamento alla prossima, un saluto, ciao ciao.